Ciao ragazzi, bentornati sulla mia pagina. Oggi vi voglio parlare di un esercizio didattico fondamentale per la planche e che secondo me viene trascurato. Infatti, uno degli errori principali di chi si butta ad allenare la planche è sicuramente quello di andare ad allenare direttamente gli elementi specifici, perché tanto quegli altri sono delle fesserie. In realtà, ricordatevi che il corretto approccio di intensità, volume e frequenza, un lavoro equilibrato nella muscolatura coinvolta a livello della planche permette di evitare fastidiose problematiche alle spalle e agli avambracci, cosa di cui parlerò in modo molto approfondito eventualmente in un articolo che farò più avanti, cosa che finora nessuno ha fatto, però a me piace indagare su queste cose e quindi lo farò. Quindi oggi vi voglio parlare di un esercizio appunto didattico per la planche. Sul mio sito, nella sezione planche, potete trovare sicuramente tante altre cose didattiche, consigli che vi possono essere utili. Iscrivetevi al mio canale YouTube, iscrivetevi al mio gruppo di Facebook che è chiuso, trovate le indicazioni in descrizione. Quindi oggi vi voglio parlare degli sbilanciamenti elevati. Gli sbilanciamenti elevati sono sicuramente fondamentali nell'andare a imparare la planche perché rispetto a quelli a terra ci fanno capire quella che dovrebbe essere la posizione del bacino quando poi noi andremo ad allenare la planche. Quindi il discorso è: ha senso andare a allenare a morte gli sbilanciamenti a terra? La risposta ovviamente è no, perché noi non andiamo ad lavorare agli stessi angoli di lavoro e quando parliamo di isometrie e di forza, in particolare nelle isometrie, il lavoro deve essere sempre angolo specifico perché il transfer c'è in quei pochi gradi sopra sotto l'angolo che stiamo allenando, ma nel caso della planche a terra sbilanciata di quella elevata non c'è un sufficiente transfer perché gli angoli tendono a cambiare troppo. Quindi uno degli errori principali che viene fatto in questo esercizio è sicuramente quello di fare la frizione con i piedi. Quindi il consiglio che vi do io è quello di rilassate il piede, lasciate che vada completamente sul collo del piede, ok, l'appoggio, e pensate solamente a sbilanciarvi avanti. Un buon sbilanciamento può essere quello dove le vostre mani, la parte più bassa si trova all'incirca compresa tra lo sterno e l'ombelico. A quanti secondi arrivare? Almeno 20-30 secondi per 4-5 serie. Ci vediamo al prossimo appuntamento.